Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Parliamo un po' di Sanremo 2020, della prima serata e della valutazione che ha fatto la giuria demoscopica. A me, mi è piaciuto qualcosa, altre cose no. Comunque vi faccio vedere, questo è quello che ha deciso la giuria demoscopica. Mentre io avrei fatto quest'altra classifica. Allora, vediamo un attimo, le vibrazioni primi, Elodie, Diodato. A me ha convinto moltissimo Diodato, assolutamente. Elodie così e così, le vibrazioni sono state davvero bravi, sono stati bravi. Irene Grandi non mi ha convinto moltissimo, ha portato pezzi molto più belli negli altri anni. Masini sappiamo benissimo, canta benissimo, però quest'anno la sua canzone non mi ha convinto granché. Mi aspettavo molto di più da Anastasio, che io adoro come cantante, però Rosso di rabbia, insomma, non mi ha proprio preso. Mi è piaciuto lo spettacolo che ha portato Achille Lauro nella sua parte artistica. Ovviamente lui non è precisissimo, non è un cantante, però come artista mi è piaciuto. Ricky assolutamente no, non mi è piaciuto, l'ho trovato molto molto banale. Poi magari andrà in radio, però al primo ascolto non mi è piaciuto moltissimo. Mentre Bugo e Morgan, io li trovo veramente degli artistoni. A me Morgan piace, quindi magari sono condizionato dal fatto che mi piacciono i Blu Vertigo, eccetera. Quindi comunque quello che hanno scritto e come si sono esibiti a me ha convinto, quindi li ho messi come quarti addirittura, e loro sono ultimi per la giuria demoscopica. Che dire, Raffaele Gualazzi invece è un musicista straordinario, quindi ci sta verso i primi posti. È molto bravo, lui ha una voce particolare, quindi mi piace. Poi abbiamo Alberto Russo, che ha una voce sì tenorile, ha preso il do di petto, però è un po' uno stile che a me non piace, è vecchio secondo me. Sicuramente abbraccia una parte del bel canto, però a me non mi convince tantissimo, perché anche la canzone in sé non mi ha convinto. E poi vogliamo parlare di Rita Pavone? Alla sua età che cosa ha portato? Cioè, quello che lei ha fatto per me è davvero straordinario. Cioè, la sua grinta, la sua tenacia, ma davvero è un esempio. Quindi per me lei doveva essere almeno tra i primi tre. Quindi l'ho messa terza nella mia classifica. E quindi volevo sapere un po' da voi che cosa ne pensate degli artisti. Fate la vostra classifica e magari mettetela qui sotto nei commenti, in modo da confrontarci. Poi stasera vediamo di nuovo il festival e domani cerchiamo di fare un altro confronto. Mi piacerebbe condividere con voi quello che io penso e cosa ne pensate voi. Facciamo un po' questo gioco, giochiamo a Sanremo e poi magari alla fine sabato vedremo se qualcuno si avvicina a quello che sarà il vincitore o comunque ai primi posti in classifica. Ok? Ciao ciao, a presto!